tra tutte le persone presenti e grazie soprattutto per essere venute qui e per averci seguite. Io sono Piera, sono una volontaria di Ciga Ciga Milano del gruppo Donna, che è nato nel 2014 come posto pensato dalle donne per le donne. Quindi possiamo dire che il GD quest'anno compie 10 anni, 2014-2024, dovremo sicuramente festeggiare. Cos'è il gruppo Donna? Il gruppo Donna è prima di tutto un luogo fisico, un luogo virtuale, un luogo emotivo, nel quale le persone vengono per incontrarci, conoscerci, socializzare, ma soprattutto perché sono spinte dalla volontà di affrontare delle tematiche con una lente diversa, con un colore diversa, che è quella del transfemminismo intersezionale. Che cos'è il transfemminismo intersezionale? Lo capiremo oggi sfogliando virtualmente le pagine del libro di Martina, che è qui con noi. Questa lettura virtuale la faremo in due, farò io, accompagnerò, diciamo, introdurrò alcuni capitoli, e Martina, la Martina è l'altra volontaria del GD, e quindi cominceremo a parlare. Però prima di dire, abbiamo detto che è il gruppo Donna, abbiamo detto che siamo noi volontarie, io chiederei a Martina Micciche di presentarsi e dire chi è lei prima di cominciare a parlare del suo libro. Okay. Ciao a tutte e a tutti e a tutti, e grazie per essere qua, per il tempo che avete deciso di investire in questa serata, perché non è una cosa da dare per scontata. E, come mi chiamo? Hai capito, l'ha detto Piera, sono una fotoreporter, una scienziata politica e una scrittrice a quanto pare. Mi occupo principalmente di diseguaglianze e niente, sono qua per parlare con voi di questo libro, ma più che parlare del libro, in realtà parleremo di argomenti che questo libro spero riesca a toccare, trattare in qualche modo, perché sono centrali e necessari per vedere effettivamente quello che accade all'interno del nostro tessuto sociale, a partire proprio dalla periferia, e magari vi spiego perché la periferia potrebbe avere un po' senso. Io sono nata e cresciuta in Comasina, che per chi non lo sapesse è un quartiere della periferia nord-ovest di Milano, è un quartiere fortemente stigmatizzato. Uno di quei quartieri che viene definito brutto, da non frequentare, degradato, che in realtà è semplicemente uno spazio abitato da persone con diversi percorsi di vita, con diverse identità e diverse necessità, che non vengono ascoltate, vengono marginalizzate costantemente. Nel libro c'è tanto della Comasina, ma c'è tanto del discorso più generico afferente alle periferie, perché, come probabilmente poi vedremo nel corso della serata, le periferie fanno il mondo intero, sono immense le periferie, sono geografiche, sono fisiche, ma sono anche identitarie, sono degli spazi di cui spesso non abbiamo contezza, che però fanno parte della nostra vita quotidiana e che invece vengono raccontati come qualcosa di meno rilevante. E basta, non so più cosa dirvi, quindi passo volentieri in croce. Vado io, che non so se mi sentite con il microfono, però vabbè. Rinnovo comunque i ringraziamenti che hanno fatto Piera e Marti per essere qua. E direi iniziamo subito, Marti. Allora, nella tua prima parte di libro tocchi dei temi molto importanti. Devo urlare? Sì. Senza microfono meglio? No. È uguale. Urla col microfono. Urla col microfono, ok. Allora, dicevo che quasi urli ai meccanismi di potere che si applicano sia nei sistemi più grandi, nei sistemi più ampi, ma anche nelle nostre piccole cose, no? Nella nostra realtà quotidiana. Per andare a fondo a questo, prima vorrei l'aiuto vostro, che siete qua, e se inquadrate il QR code che dovrebbe apparirvi, non è questo? Esatto. Torna a te. L'altro. Vai indietro. Eccolo. Scrivete tre cose che associate al potere. Ok, aspettiamo un altro po' che si popolano. Che bello. Molto bello, sì. Aspetta,
chiaro, mi piace che sia bello solo inizio. Allora, ah, c'è anche periferia, ottimo. Ah, sicuramente sono usciti tutti temi molto interessanti. Diciamo che Marti prende un punto un po' diverso rispetto al potere, no? E associa il tema del potere alla periferia e al centro urbano. Mi piace che ci sia proprio la parola periferia, che comunque è abbastanza grande, e ti chiedo Marti se vuoi dirci, e poi andare a fondo a questo argomento, il potere rispetto alla periferia e al centro. Ok, il microfono giusto? Sì. Ok, va bene, posso andare. Meglio questo? Sì. Sì. Ok. Allora, beh, mi girerò, quindi tutta la buona volontà nel fare il video verrà meno perché darò le spalle, però ok. Allora, posso dire che in realtà sono molto contenta di vedere tutte queste parole, non perché vi serva la mia approvazione, ma perché in realtà si connette tutto al discorso che potrei e vorrei farvi. Ok, provo ad alzare un po' di più, così mi sentite di più. Ancora di più, così! Ok. Allora, forse la prima cosa da chiederci è che cos'è effettivamente il potere, che non è una domanda facilissima, perché di primo acchito pensiamo tutti di conoscerlo, di sapere esattamente cos'è. Perché lo sappiamo riconoscere quando ce l'abbiamo davanti, ma se dobbiamo dargli una definizione diventa un po' più complicato. Ovviamente ora non ve la chiederò perché sarebbe veramente un'infamata e non lo farei mai, quindi non vi preoccupate. Il potere letteralmente è la possibilità di fare qualcosa, ma questa è una definizione letterale che non tiene conto del contesto sociologico. Ci viene in soccorso Weber dicendoci che il potere è la capacità di vedere la propria volontà avverarsi all'interno di un contesto sociale. Quindi già capiamo che c'è sempre una disparità quando parliamo di potere. Quando usiamo ad esempio la cornice del centro e della periferia, nelle nostre città come pure negli spazi globali, perché ricordiamoci che il mondo è diviso in centro e periferie, c'è cioè un nord globale che viene definito centro e un sud globale che viene definito periferia. Chi è che può vedere la propria volontà effettivamente realizzarsi? Sia in maniera attiva che passiva, quindi attraverso una serie di prescrizioni, di norme che vengono implementate costantemente anche con l'uso della forza, sia con delle modalità che potremmo considerare passive, quindi per inerzia, con l'uso e l'abitudine alla norma, che poi è quello che stigmatizza maggiormente. È il centro, perché il centro è quello che determina la cultura egemone, quello che determina le modalità di definizione dell'altro, e soprattutto che determina gli stessi meccanismi con cui si muove e si concentra il potere nei nostri tessuti sociali. Il discorso del potere è fortemente legato a tutte queste parole per il semplice fatto che tutte le disparità che ne derivano e che sono indicate in diseguaglianze e tutti i punti di concentrazione in cui vediamo effettivamente realizzarsi il potere, ad esempio vediamo maschile, che penso sia afferente alla maschilità egemone, denaro, forza, soldi, politica, controllo, sono tutti degli spazi di concentrazione del potere. Perché? Perché il potere è pensato per stare nelle mani di pochissime soggettività e non funziona solamente per imposizione ma anche per sottrazione. Perché se prendiamo ad esempio una parola spesso usata, il privilegio, che cos'è il privilegio? Il privilegio è una porzione di potere realizzata mediante la sottrazione ad altre soggettività di qualcosa che ha un diritto. Quindi si crea questa possibilità per un gruppo più o meno vasto di persone di fare determinate cose a scapito di altre e di vedere la loro volontà realizzarsi a scapito di altre che invece non hanno la possibilità di vedere la loro volontà realizzarsi o di vedere i loro desideri realizzarsi, addirittura di vedere le loro esistenze riconosciute. Perché questa è l'altra grandissima parola da collegare sempre al potere, il riconoscimento. Il potere funziona proprio perché noi lo riconosciamo in determinati spazi, in determinati contesti, a determinate soggettività. E quindi sembra sempre qualcosa di insormontabile, no? Questi centri meravigliosi, con queste gigantesche periferie che nulla possono, quando in realtà è esattamente il contrario. Perché una volta che si gira lo sguardo e si cambia la prospettiva e manca il riconoscimento, il potere rimane solo una definizione. Quindi può essere invertito il processo. E poi quello che accade con tutti i processi di rivendicazione, di protesta, di manifestazione, di esistenza, di rivendicazione di diritto. Hai risposto e mi collego proprio a quello che hai appena detto, no? Ai processi di rivendicazione e quindi alla rivendicazione anche degli spazi. Perché avviene? Avviene perché
questi centri, queste periferie sono abitati, sono attraversati e sono rivendicati dalle persone. E tutte le persone sono effettivamente un pezzettino di politica, sono dei corpi politici. E questo è indipendente dall'etnia, dallo status, dal sesso, dal genere, da tutto, è indipendente. Tutte le persone sono dei corpi politici. Questi corpi politici però i centri di potere li classificano e li stereotipizzano. Quindi lo stereotipo arriva, crea delle classi, crea dei cluster nei quali moltissime soggettività, quasi tutte le persone, in qualche modo interiorizzano, no? questi stereotipi e li riferiscono anche a loro stessi o a loro stesse. E quindi io ho bisogno di nuovo del vostro aiuto perché vorrei introdurre un altro concetto. Esatto, un altro QR code. Dovete dirci, riferita a voi stessi, quali sono i tre stereotipi o le tre barriere che incontrate riferite a voi stessi, ai vostri corpi. Prego. Ah, bellissimo. Fantastico. Anche materialità. Però io sono il più meno. Confermando tutto insieme. È vero. Allora, maternità è fortissimo, femminilità, corpo conforme, ne vediamo un bel po'. Ecco, e alla fine se pensiamo, ecco qui secondo me si può già pensare anche un po' all'intersezionalità, no? Cioè tutte le persone sono in qualche modo, possono essere clusterizzate, diciamola. In questo modo possono essere clusterizzati questi stereotipi, questi indizi, come vogliamo chiamarli. Ecco, secondo me l'unico modo è acquisire un po' di consapevolezza e cercare di liberarsene. Tu cosa suggerisci? Per liberarsi gli stereotipi? Tra l'altro io volevo chiedere una roba, ma se mi alzo in piedi vi è più facile a voi che siete in fondo? Perché mi spiace, probabilmente chi sta riprendendo mi odierà in questo momento, però per voi va bene se magari... Cioè non è che voglio fare la fera, però mi spiaceva perché non vedevo le persone, magari è più facile anche sentirmi. Allora, come liberarsi degli stereotipi? Beh, prima di tutto dovremmo liberarci della cultura egemone che forma gli stereotipi, perché cosa sono gli stereotipi? Sono delle categorie stereotizzate che in teoria ci danno delle indicazioni su cosa c'è intorno a noi. La mente umana cerca schemi e una società che vuole ripetersi in una maniera statica e costantemente uguale non fa che ripetersi per stereotipi abusando di questa tendenza che abbiamo a cercare schemi per comprendere il mondo. Perché il fatto che noi cerchiamo schemi non significa che non siamo in grado di comprendere la diversità, anzi l'abitiamo tutti i giorni. E la maggior parte di noi abita la diversità in modi differenti, su più livelli. Il grosso problema qual è? Che ci viene raccontata una narrativa unidirezionale, un'unica voce, un'unica storia che ci sovradetermina e sovrarappresenta. E infatti qua vediamo che tornano delle parole tutte afferenti a questa macronarrazione. Ad esempio, comincerei da menopausa e maternità, che secondo me, e mettiamo anche peso visto che è appena cresciuta, sì. Però è bellissima questa cosa che sei interattiva. Perché sono così centrali menopausa e maternità? Perché quando una persona viene socializzata come donna, le si dà un unico valore, quello di piacere, dover piacere, quindi di essere scelta, di essere sufficientemente conforme a determinati codici estetici, quindi qua vediamo il peso, vediamo il corpo, vediamo i peli, vediamo la forma del corpo, la grassezza, la femminilità, quindi quanto riusciamo ad entrare in uno standard di bellezza che è stato stabilito a tavolino
su una base di un concetto che di fatto non esiste, perché se siamo una specie eterogenea è perché siamo fatte per essere tutte diverse in qualche modo. Eppure ci viene chiesto di conformarci perché in questo modo il nostro corpo rientra il più possibile in quello standard, soffre per rientrare in quello standard e si conforma a un ideatipo. Un processo che ovviamente richiede una serie di processi di consumo, perché non dimentichiamoci che siamo in un sistema ipercapitalista dove tutte le forme di conformazione hanno un prezzo che viene pagato ovviamente dalle persone a cui maggiormente si chiede la conformità. Sappiamo che ad esempio le persone socializzate che si identificano come donne tendenzialmente guadagnano molto meno delle persone socializzate che si identificano come uomini, ma spendono molti più soldi proprio per rientrare in questi canoni di conformità, perché viene insegnato loro che è decoroso presentarsi al lavoro truccate, pettinate in un certo modo. Io sono cresciuta tutta la vita con i capelli ricci, mi dicevano che era indecente che andassi in giro con i capelli ricci perché era una cosa disordinata che non stava bene nei vari ambiti in cui mi muovevo. Questi sono, cioè che ce devo fare, però ok. E questa è una stronzata se pensiamo a tutto il resto. Perché maternità? Perché quello è lo scopo della sessualizzazione, oltre a creare un sistema di dominio, quindi che reitera in maniera assoluta la dominazione della maschilità egevole, fa sì che l'utilità femminile all'interno di una società venga riconosciuta solamente come afferente alla categoria maternità. Quindi sei una vera donna solamente se sei madre, che è un po' il leitmotiv con cui vengono cresciute le persone socializzate come donne. Quando di fatto la maternità dovrebbe essere una scelta, se, quando, come, dove, con chi, anche da soli possibilmente. Ma a quanto pare questa cosa non piace molto alla cultura egemone. E perché menopausa è così importante, soprattutto in relazione alla maternità? Perché la menopausa è uno degli stadi fisiologici a cui si va incontro, che però è uno stadio definito improduttivo, perché è lo stadio in cui un corpo fertile che può portare avanti a compimento una gravidanza non può più farlo e quindi diventa inutile ai fini del capitalismo. Perché il capitalismo come ci vuole? Lavoratrici e madri. Il capitalismo vuole che produciamo nuova forza lavoro e nuova forza consumo costantemente, perché venga sfruttata ancora prima di nascere, perché se pensiamo a quanto costa portare a compimento una gravidanza, ma anche semplicemente progettare tutto quello che può essere necessario per il bambino che verrà, ci rendiamo conto che stiamo già mettendo in cantiere una serie di spese molto spesso non necessarie, ma che ci vengono instillate, un po' anche con una buona dose di ansia che non costa mai con lo strato di industria. Durante la menopausa questa possibilità viene meno, quindi c'è un declino del capitale sessuale, così come viene pensato socialmente, perché poi non ha nulla a che fare con il capitalismo e la vita sessuale delle persone, ma anche questo viene socializzato all'interno del nostro sistema socioculturale ed economico. E quindi alle persone socializzate come donne si insegna che devono trovare un nuovo modo per essere utile all'interno della società. Quindi cosa fanno? Continuano a prendersi cura fino all'ultimo respiro. Diventano nonne che si immolano a potenziali nipoti, piuttosto che ad altre soggettività che possano avere bisogno. Si continuano ad occupare dell'altro in maniera maggiore, se ci pensate, rispetto alle persone socializzate come uomini, perché nessuno chiede alla mascherità egemone di giustificare la sua esistenza. A noi donne si chiede di dimostrare ogni giorno un valido motivo per cui possiamo esistere, e ogni giorno ci si chiede di giustificare la nostra esistenza e tutte le rivendicazioni che conseguono a questa esistenza, che è un po' il meccanismo di base del potere. Il potere non chiede giustificazioni, cioè il potere chiede giustificazioni, non ne deve mai dare. Quindi nel momento in cui dall'altra parte si crea un movimento, si creano delle istanze che non solo pretendono legittimi diritti, ma chiedono anche spiegazioni sul perché questi dannati diritti non ci siano, a quel punto il potere vacilla. E qui forse sta anche la chiave per cominciare a distruggere questi stereotipi, riconoscendo che sono costruzioni sociali, che noi siamo soggettività che portano avanti cultura ogni giorno, in ogni momento, anche quando non ce ne rendiamo conto, siamo politiche culturali, anche quando stiamo facendo tutt'altro, anche adesso che sono in piedi e sto tenendo il microfono, sto emanando un campo di potere che voi potete riconoscere o meno, ma che comunque sta facendo propagazione culturale, che siete d'accordo o meno, questo ovviamente sta a voi, non voglio stare qua a pontificare cose, ma che comunque sta andando in una determinata direzione. Se noi siamo coscienti del nostro valore politico e culturale, a quel punto possiamo veramente cambiare radicalmente la cultura in cui ci muoviamo, il che significa anche liberarsi dagli stereotipi, ma quello che non è facile fare è ragionare con l'introiezione degli stereotipi, perché ci vengono instillati di modo che ogni volta che ce ne discostiamo, che abitiamo dei corpi non conformi, che abitiamo delle identità non conformi, che viviamo con delle realtà non conformi o che abbiamo quelle che vengono definite sessualità non conformi, perché a me tutta la vita è stato detto che
le persone che mi piacevano in teoria non potevano piacermi, e invece succede lo stesso, pensiamo un po'. Questo ci crea delle ferite perché da un lato cerchiamo di sopravvivere, questo a volte vuol dire anche cercare di conformarsi anche se è doloroso, e altre volte significa andare contro queste imposizioni, che significa soffrire ulteriormente, perché significa essere discriminate, significa essere marginalizzate, significa essere colpite, ferite, a vari gradi, a vari livelli. Ed è un lavoro che ci lascia un dolore psicologico ed emotivo, che poi sta sempre a noi raccogliere, sta sempre a noi gestire, perché non è che abbiamo uno Stato che si prodiga per darci l'assistenza terapeutica gratuita, perché figuriamoci se ci pensano a darci qualche supporto di questo tipo. E l'unica cosa che ci viene in soccorso, che cos'è? È la sorellanza, è il sostegno dal basso, sono le nostre reti personali, ma soprattutto quelle politiche, quelle che facciamo senza quasi rendercene conto quando magari ci mettiamo su un divano giallo a farci due chiacchiere sulla periferia, perché poi questi sono gli spazi dove ci troviamo e ci sosteniamo, dove magari non ci conosceremo mai personalmente a livello da poterci comunicare qualcosa, ma sappiamo di esserci, di riconoscerci, di vederci in qualche modo a livello profondo, e che questo ha il potere di cambiare le cose. Sì, Matti, allora tu attribuisci un'importanza parlando sempre di corpi, quindi seguendo questa linea, alla fetichizzazione dei corpi e all'invisibilizzazione, no? Che in qualche modo sono dei temi che hanno a cappello in maniera più generale delle discriminazioni. Quindi mi riservo di nuovo il vostro aiuto, nuovamente col vai. Quindi tre parole che vi vengono in mente quando pensate alle discriminazioni. Razza. Razza, qualcun altro? Qualcun altro? Religione. Religione, ok. Storico e selezione. Selezione. Classe. Genere. Genere. Ottimo. Paura. Paura. Altre. Essere invisibili. Essere invisibili, ok. Orientamento sessuale. Orientamento sessuale. Vulnerabilità. Disuguaglianza e abilità? Vulnerabilità. Ok. Specismo. Specismo. Ottimo. Ok, direi che sono tutti concetti molto ampi e che comunque in qualche modo sono anche molto, molto sentiti. Siamo abituati un po', no? Non lo so, mi viene in mente, è uscito il razzismo, mi viene in mente le discriminazioni verso l'orientamento sessuale, le discriminazioni verso la classe, verso il genere. Però Marti, nel tuo libro tu prendi le discriminazioni anche da un punto di vista forse più sottile, delle discriminazioni che alle volte neanche ci rendiamo conto di subire o che qualcun altro o qualcun'altra sta subendo, no? Mi viene in mente un'immagine molto bella del tuo libro, che è la donna incinta, per esempio, no? Quando la donna è incinta, smette di avere la propria individualità, diventa senza potere, è un po', come la definisci tu, periferia di se stessa, no? E quindi è chiaro come noi abbiamo alle volte poca consapevolezza di quanto i nostri corpi siano politicamente rilevanti. E quindi qua ti chiedo, ma c'è un modo per creare questa consapevolezza? E questo è il nostro, allora ti piaccio così, perché secondo me riesco a urlare anche un po' di più se vedo l'ultima fila. Dai. Io comunque sempre ultima fila in tutta la vita, quindi wow, nel cuore. Ma il mio professore e le mie professoresse non piaceva tanto questa cosa, però ok, insomma, problemi loro. Allora, come renderci conto che siamo sempre soggettività politiche? Beh, più che altro dovremmo forse fare il passo primo, ovvero capire perché pensiamo di non essere soggettività politiche. Perché una delle più grandi frottole di sistema che ci vengono raccontate costantemente è che noi, come singole individualità, non abbiamo valore. Che la forza sta nei numeri. Nei numeri che ovviamente sono sempre gestiti e calcolati da qualcun altro e che sono considerati rilevanti quando rientrano in canoni stabiliti da qualcun altro. Perché ci viene raccontata questa cosa? Perché è vero esattamente il contrario. Perché i nostri corpi fanno politica e sono iscritti i significati politici nel momento stesso in cui vengono normati dall'esterno. La sovradeterminazione è un atto violento e molto politico che viene fatto da chi desidera opprimere determinate soggettività. Quindi sappiamo che sui nostri corpi si fa politica. Adesso mi sembra anche abbastanza
necessario dirlo, parliamo, vorrei parlare di violenza sessuale, quindi faccio anche una pausa così se c'è qualcuno che magari vuole distaccarsi da questa cosa, non ha voglia di sentirne parlare, c'è lo spazio per un allontanamento perché non voglio far star male nessuno. Parliamo di violenza sessuale in guerra. La guerra è direttamente connaturata alla violenza sessuale per il semplice fatto che ogni atto bellico è un atto di invasione e le soggettività che vengono socializzate come donne vengono sempre reificate, oggettificate ogni giorno sui cartelloni pubblicitari tanto quanto nelle narrazioni di sistema e quindi sono sempre percepite come oggetti. Nel momento in cui scoppiano i conflitti le soggettività di cui sto parlando vengono definite corpo della nazione, quindi colpire loro significa colpire direttamente in maniera più profonda la nazione stessa. Anche perché sappiamo che dalle violenze sessuali spesso derivano gravidanze, quindi parliamo anche di processi di inseminazioni forzate che portano a volontà di sostituzione etnica oppure di interferimento diretto con il prosieguo della cultura o dell'etnia di riferimento. Quando però parliamo degli stupri di guerra, ci sono alcuni stupri che contano sempre più di altri. Perché ad esempio i rapporti dell'ONU su quello che è sempre accaduto in Palestina, non è che se ne è poi mai cagati nessuno, perché delle donne palestinesi fregava un po' un cazzo. Appena si parla di stupro in un'altra direzione, apriti cielo, e giustifichiamo genocidi, giustifichiamo guerre in nome di questi stupri. Perché? Perché vengono relativizzati, perché il valore politico della violenza sessuale viene ascritto a un interesse economico, ha un interesse di volontà di potenza, un interesse egemonico. E lo stesso vale per i nostri corpi ogni giorno, diventano di valore nelle campagne elettorali di qualcuno che improvvisamente vuole difendere le nostre donne, perché ovviamente cosa, come siamo considerate? Possesso, oggetto, qualcosa da difendere da chi? Da un cattivone che statisticamente il più delle volte non è mai responsabile delle violenze sessuali, eppure ce la raccontano così, anche se l'Istat all'atto pratico dimostra che la maggior parte delle violenze sessuali esperite dalle persone socializzate come donne sono state perpetrate da persone che conoscevano direttamente la persona, che erano amiche, parenti o compagni. Sono sempre storie quelle che ci vengono raccontate, storie che inibiscono il nostro valore politico e limitano il nostro campo di espressione della nostra vita, perché cambiano i nostri percorsi, ci riducono gli spazi cittadini, ci impediscono di accedere a determinate attività, perché ci instillano paura, terrore per quello che il nostro corpo rappresenta. Il nostro valore politico viene costantemente eroso ogni volta che una persona si arroga il diritto di sovradeterminarlo. Per contro, i nostri corpi sono talmente politici che basta la nostra consapevolezza, la nostra rivendicazione a far vacillare i più forti sistemi di potere. Pensate quanto si sono cagati in mano in Parlamento per il DDL Zan. Quanto si sono spaventati per una legge. Quanto si spaventano ogni volta che c'è una manifestazione di piazza. Quante volte arrivano ad usare la forza bruta per reprimere le legittime richieste di persone che stanno semplicemente esprimendo una preferenza politica, perché hanno consapevolezza politica, perché sanno che la loro presenza individuale e come individualità politica all'interno di una collettività politica può radicalmente cambiare il sistema. Veniamo repressi a manganellate per questo motivo, perché lo sanno benissimo che noi siamo corpi politici, che siamo identità politiche, che nel momento stesso in cui facciamo presente un'istanza che ci riguarda, che facciamo presente una discriminazione che ci colpisce, noi stiamo facendo politica. Stiamo ricordando che noi non dobbiamo giustificare le nostre esistenze, ma che è il sistema che si deve giustificare di fronte a noi. Le persone socializzate come donne sono circa il 50% della popolazione globale. Siamo ovviamente, da un punto di vista di distribuzione, siamo distribuite in maniera un po' differente nei vari continenti e in alcuni casi siamo addirittura il numero maggiore rispetto alle persone socializzate come maschi. Tra le persone socializzate come maschi c'è una specie che purtroppo non è in via di estinzione, che è definita come maschio egemone. Questo è un momento super quark. Il maschio egemone. Il maschio nello spazio. Come se gli appartenesse. Esatto, si muove nello spazio come se gli appartenesse. Tuttavia, il maschio egemone è vittima e carnefice di se stesso, nel senso che è costretto in qualche modo ad indossare degli abiti che non sempre gli calzano a pennello. Quando gli calzano a pennello gli va bene, quindi approfitta dello spazio, si muove e lo vive come se tutto gli appartenesse e tutto gli fosse dovuto, no? In altri casi invece
questi abiti non gli stanno proprio a pennello e sfociano quindi in comportamenti, diciamo, un po' estremi, che denotano una fragilità. E secondo voi, questo, ho bisogno in questo caso delle vostre voci, perché il QR code non funziona più. secondo voi, quali sono dei comportamenti che evidenziano proprio questi aspetti della fragilità maschile? Avete qualche idea? Violenza. Violenza? Prevaricazione. Prevaricazione? Ostentazione. Come? Ostentazione del sé. Ostentazione? Qualcuno ha detto controllo? Sì. Controllo? Prepotenza. Prepotenza. Ok. Qualcun altro? Qualcun'altra? Va bene. Sminuire. Sminuire. Ok. Giusto? Sono tutte parole che evocano di fatto degli atti un po' di prepotenza, no? E c'è una frase che potrebbe anche sembrare un po' estrema: solo il femminismo può salvarci. Sì. È vero. Esatto, la consapevolezza, però è vero. Come può salvarci questo il femminismo? Ora ti rialzerai e okay. Come può salvarci il transfemminismo? Oddio. Allora, io tra l'altro voglio dire, non è che sono la portavoce di nulla, cioè nel senso, ne parlo però... Hai scritto un gruppo. Demistifichiamo. Demistifichiamo, ok. Allora, no, perché il femminismo può salvarci tutte? Perché il femminismo è pensato per distruggere la narrativa di cui parlavamo prima. Vuole costruire una società che sia basata su libertà, giustizia ed equità per tutte le soggettività. Ed è per questo che con il tempo, e grazie al lavoro di compagne e sorelle, è diventato intersezionale. Quindi è diventato in grado di riconoscere la capacità delle oppressioni di esistere in più forme, di sovrapporsi, di approdare a nuove sintesi, di creare delle forme oppressive specifiche per alcune individualità o per alcune collettività, e soprattutto è diventato cosciente del fatto che essere femminista, definirsi femminista e lottare per i propri diritti non è abbastanza. Bisogna lottare contro il proprio privilegio, contro tutte quelle forme di potere che quotidianamente esercitiamo sulla base di quel poco che ci viene riconosciuto, che spesso è costruito a danno di qualcun altro. Il femminismo ci può salvare per questo, perché se noi raggiungessimo questa ipotetica società, beh, santo Dio, vorrei vivere abbastanza per vederla, però se noi dovessimo raggiungere questo tipo di società, vivremmo in un mondo che non sarà necessariamente perfetto, perché non esiste, ma in un mondo che è cosciente delle sue imperfezioni e che lavora per migliorarsi, per ascoltarsi, per riconoscere la diversità e non per schiacciarla, comprimerla in quattro canoni che devono essere perfettamente conformi per essere riconoscibili e di conseguenza discriminabili. E questo vale anche per la maschilità egemone. Tutte le cose che avete descritto voi, tutte le parole che avete utilizzato voi, come diceva Piera, sono differenti ad una performance. Perché che cosa fa una soggettività quando vuole prevaricare, quando vuole prevalere in un contesto sociale in cui pensa di aver diritto di prevalere? Cerca tutti i meccanismi necessari a farlo, anche quelli violenti, soprattutto quando è una soggettività che è stata socializzata per reincarnare in qualche modo il potere dominante. Perché ad esempio, quando parliamo di maschilità egemone, facciamo riferimento specifico al maschile bianco, proprietario, eterocissessuale, cristiano cattolico, perché non sia mai, mio Dio, che non prendi Dio giù, ma no, tutte cose di questo tipo. Deve essere necessariamente una persona abile, perché questo è lo stereotipo. È uno stereotipo che riguarda un numero veramente ridicolo di persone, se pensiamo alla diversità che attraversa il nostro pianeta. Figuriamoci, cioè, provate a immaginare, siamo quanti miliardi? Siamo 8? Siamo 8 miliardi di persone, eppure un numero irrisorio di soggettività è l'unico ad avere tutti i cosiddetti diritti umani garantiti. Perché? Perché c'è una caratteristica che li rende al sicuro, che gli dà la possibilità di dominare su tutte le altre soggettività, che è l'essere proprietario. Perché la ricchezza in questo mondo è diventato l'unico elemento di riconoscimento della soggettività effettiva di chiunque. E quindi, mano a mano che viene meno questo privilegio, aumenta il tipo di discriminazione che si subisce, ad esempio la discriminazione di classe, che riguarda anche gli uomini cissessuali, gli uomini eterosessuali. E quando cominciano a venire meno questi privilegi, cosa fanno queste soggettività? Ma non solo loro, perché parliamo anche di discriminazioni interiorizzate, parliamo anche delle modalità con cui anche le soggettività discriminate perpetuano determinati meccanismi oppressivi.
cerchiamo di conformarci a quello che ci è stato detto di essere l'ideale, perché cerchiamo anche noi di sfuggire dal fondo del barile, cerchiamo anche noi di non voler essere gli ultimi calpestati da tutto e da tutti, e quindi mettiamo in atto dei comportamenti di mimesi, cerchiamo di mimetizzarci, di essere invisibili, di passare inosservati sotto certi punti di vista, oppure di comportarci esattamente come chi opprime. Giusto. Stavo pensando, mi sono dimenticata una cosa che mi hanno detto, vuole ricordare tutto. Ho fatto una domanda difficile. Troppo, perché non me le sono scritte, mi dispiace. Vabbè, allora io finisco. Sminuire. Ecco, esatto, ad esempio sminuendo. Parliamo ad esempio del perché molte persone eterosessuali sono profondamente omofobe, soprattutto quando si tratta di uomini. Perché? Di cosa hanno paura? Perché vogliono allontanare il più possibile quel tipo di discriminazione da se stessi. Perché vogliono il più possibile sentirsi al sicuro nel loro privilegio. Alcuni lo fanno perché sono anche dei sadici, alcuni lo fanno perché avere potere dà alla testa e non c'è nulla che dà più alla testa dell'esercitare violenza su un'altra soggettività, sul fare del male, sul sapere di poterlo fare impunemente, ragione per cui DL Zan no, non lo vogliamo, bla bla bla. Perché, oh mio Dio, se arriva addirittura una legge statale che impedisce determinate cose, poi dopo come ce la raccontiamo questa storia? E andiamo avanti così per tutta la scala infinita di discriminazioni che subiamo quotidianamente. Il femminismo ci salverà perché non abbiamo alternativa, perché non possiamo permetterci di continuare a vivere in un mondo in cui sì, magari qualcuno ce la fa, si emancipa e riesce a sfondare il soffitto di cristallo, che cazzo ne so, e a sentirsi un po' meglio, perché è stato ammesso nella cerchia degli eletti, ma intanto tutti gli altri rimangono a rimestare nella merda, e questo è un mondo basato sull'ingiustizia, e non ce lo possiamo permettere per un principio essenziale, che è quello che ci dovrebbe guidare ogni giorno. Ma noi che mondo vogliamo abitare? Chi vogliamo essere? Vogliamo essere qualcuno che gode di qualcosa solamente perché c'è qualcun altro dall'altra parte del mondo che viene sfruttato in una fabbrica, che non può nemmeno uscire da quella cazzo di fabbrica perché non si può permettere i biglietti dello spostamento, i biglietti dei trasporti che gli permetterebbero di tornare a casa per poterci vestire con più varietà? È questo il mondo in cui vogliamo vivere? Vogliamo vivere in un mondo in cui miliardi di animali sono massacrati perché noi dobbiamo farci l'aperitivo con il prosciutto? Vogliamo vivere in un mondo in cui ci sono persone che devono per forza accettare dei contratti terrificanti se quando gli fanno i contratti, perché così non chiediamo al nostro Stato la cura che ci deve e le lasciamo sommerse nel welfare invisibile che si mangia intere soggettività, interi percorsi di vita, che subiscono una serie di violenze di cui spesso non sentiamo nemmeno fare narrazione? Questo non è un mondo che possiamo accettare di portare avanti, ed è nostro compito non portarlo avanti. E il femminismo più di tutto ci responsabilizza, ci riconosce e responsabilizza, che forse è una delle cose più potenti che potrebbe fare qualsiasi movimento politico. Inteso come essere umano, no, come maschio e genere di cui parlavamo prima. Però mi ricollego a quello che diciamo prima, ovvero che crede di avere il controllo su tutto, no? Sul clima, sull'ambiente, sugli animali non umani. E tu nel tuo libro dici che questo tipo di tematiche, quindi lo sfruttamento animale, le catastrofi climatiche, vengono sentite prima dalla periferia e poi dal centro. Per andare a fondo a questo, però, prima non abbiamo il supporto del qualcosa, ma ve la faccio uguale, l'ho fatto prima, se vi diciamo clima e animali non umani, cosa vi viene in mente? Sfruttamento. Sfruttamento. Estrazione. Dominazione. Altre? È complicata questa. Clima e animali non umani. No, vabbè, è complicatissimo, ok. Allora, no, vabbè, ci sta. Sì. Natura. Natura? Ok. Crudeltà. Crudeltà. Inquinamento. Antispecismo. Antispecismo. Mediocreismo, ok. Allora, Matti in realtà lo prendo da un punto di vista un po' diverso, no? Ed è il concetto della deumanizzazione. Parli molto nel tuo libro di deumanizzazione. È quel concetto per cui qualsiasi cosa succeda, tanto a noi non ci tocca. È successa una catastrofe ambientale, vabbè, ma tanto è successa lì in fondo, a me non arriva, no?
Non c'è attivazione da parte nostra né nell'emotivo né tantomeno nell'agito, perché non ci sentiamo minimamente chiamati in causa, no? A questo punto io vorrei chiedere a te, Marti, ma come facciamo in qualche modo a renderci... Ah, scusami, ovviamente i media in questo non aiutano assolutamente. Come facciamo ad avvicinarci a questo tipo di fenomeni in maniera più viva, più incisiva? Diventando persone vegane antispeciste. No, tranquilla, ci arrivo dopo. Allora, ci arrivo dopo, ci arrivo, no, ci arrivo, no? Per forza. Allora, non abbiamo le parole. Non abbiamo le parole, io mi sono girata a cercare. Va bene, dai, me lo perdonerete. In realtà sono bollitissima, quindi perdonatemi se intanto perdo un paio di colpi, perché secondo me, vabbè. Come facciamo a non essere così distaccati? Beh, per il discorso di prima, rendiamoci conto che siamo direttamente responsabili di quello che accade intorno a noi. Ovviamente in maniera differente, perché poi quando si tratta di crisi climatica sono bravissimi a raccontarci che è una cosa democraticissima, sono stati tutti responsabili della crisi climatica, soprattutto voi che dovete usare lo spazzolino di bambù e non dovete usare la cannuccetta di plastica, mentre intanto ci sono governi che danno concessioni a Eni per scavare nel mare di Gaza, mentre intanto riapriamo impianti che dovrebbero essere morti e defunti, mentre intanto continuiamo a investire nel fossile perché abbiamo delle banche come Intesa San Paolo e compagnia che continuano a investire, nel fossile, se non nell'industria delle armi, e a portare avanti guerre che, oltre a essere guerre genocide, oltre a essere guerre che uccidono fisicamente persone, ma non solo, perché uccidono anche animali non umani, sono anche ecocide, perché le guerre non è che hanno un impatto ambientale particolarmente virtuoso. Poi magari tra un po' ci profileranno anche i report di sostenibilità dell'industria bellica, è molto probabile che questo sia già in corso, nel caso non me lo dite perché non lo voglio sapere, perché a quel punto veramente non so neanche cosa dire. Però abbiamo una responsabilità, perché siamo parte di un tessuto sociale, compiamo delle azioni quotidiane, e ci è stato insegnato che l'unica nostra grande vera azione di valore è il consumo. Ci insegnano che consumare è fondamentale, perché consumare ci definisce, consumare decide chi siamo agli occhi del sistema, ci dà valore. Prima si parlava, se non sbaglio avevi parlato tu, di ostentazione, no? Questa ostentazione, questa performance. Siete mai stati a un museo? No, scherzavo. L'ostentazione, dimostrare agli altri che consumiamo abbastanza o che consumiamo giusto, questo è l'unico valore che ci viene dato. Perché viviamo in una società che ci individualizza, che ci parcellizza, che ci fa credere che l'ascesa al potere individuale è la cosa più importante, perché dobbiamo fare carriera, dobbiamo avere i soldi, dobbiamo raggiungere determinate tappe entro precise soglie d'età e ci dobbiamo laureare e dobbiamo farci sfruttare, perché poi forse un giorno ci benediranno con una sacrosanta promozione, così potremo andare tutti in pensione a 74 anni e se ci va di culo magari viviamo ancora un pochino per tipo fare qualcosa dei cazzi nostri, del nostro tempo libero. Questo però non è esattamente come dovrebbero andare le nostre vite, perché noi avremmo anche diritto tipo ad avere del tempo, ad avere una vita libera, ad avere una vita con intenzione e a viverla non in maniera passiva. E non è una colpa il fatto che questa cosa non succeda, ma è come funziona il nostro sistema, che ci vuole consumatori, perché finché noi consumiamo qualcuno ci fa i soldi e nel mentre inquina e nel mentre uccide, umani e non umani. Per uscire da questa macchina, l'atto più radicale che possiamo fare è smettere di consumare, riconoscere che possiamo avere dei bisogni, che li possiamo soddisfare, ma che non dobbiamo consumare per vivere, che avere una socialità non significa consumare, che avere del tempo libero non significa consumare, che fare politica non significa consumare, che stare con gli altri non significa consumare. E poi veniamo alla grande questione che vi ho anticipato prima. L'atto ancora più radicale, in un sistema che ci insegna che o dominiamo o siamo dominati, è smettere di raccontarci stronzate e guardare chi ogni giorno viene oppresso dalle nostre azioni, dalla nostra indifferenza, dal nostro continuo periferizzare le loro esistenze, perché abbiamo deciso, sulla base di precise narrazioni storiche e anche filosofiche, perché io insulto sempre Cartesio, che è un grande sostenitore della differenza tra mente e natura, ficcando nella natura gli animali non umani. Cartesio era un sadico, faceva degli esperimenti terrificanti, inchiodava degli animali vivi a delle assi di legno, li torturava, li sedizzava per dimostrare che erano meccanica. L'ha fatto pure con il cane di sua moglie, rendiamoci conto un pochino. Però poi mi raccomando, studiamo Cartesio e diciamo che era un gran genio, perché è santo cielo, non mettiamo in discussione i grandi filosofi del passato. Questa narrazione noi ce la beviamo ogni giorno e la portiamo avanti con ogni acquisto, con ogni distrazione, con ogni abitudine, perché abitudine e tradizione cosa sono se non l'avverarsi costante della passività al potere?
difendiamo sistemi di dominio sulla base della tradizione. C'è addirittura che ci fa campagna elettorale questa cazzata della tradizione che dobbiamo difendere a tutti i costi da chissà quale nemico. E quindi continuiamo a non guardare la realtà. La realtà è che ogni giorno miliardi di animali non umani sono tenuti in gabbia, sono tenuti bloccati, sono inseminati a forza, sono costretti a partorire e a separarsi dei loro cuccioli per poi essere messe completamente a reddito, mute fino alla morte, se non costretta a continuare a produrre altri animali non umani, per cosa? Per profitto, per roba di cui non abbiamo bisogno, per essere indossati, per essere mangiati, per essere frutto di intrattenimento negli spettacoli, nei cinema, nei circhi. E noi condoniamo questo tipo di comportamento, perché non facciamo una scelta politica radicale. Essere antispecisti significa rinunciare all'ultima forma di dominio, quella che viene difesa da tutti, costantemente, e significa arrivare all'ultimo punto dell'intersezione tra quello che non solo ci fa lottare contro i nostri privilegi, ma anche contro il nostro dominio di specie. E se vogliamo abitare un mondo giusto, è una scelta che dobbiamo fare, che ci piaccia o meno. E soprattutto dobbiamo renderci conto, prima avevi citato la bestializzazione, se non sbaglio, vero? Sì. La deumanizzazione, perdonami. Da questa dominazione c'è una doppia estrazione, perché c'è un'estrazione semantica di concetto, quella per cui tutte le soggettività non sufficientemente privilegiate da essere integralmente tutelate dal nostro sistema vengono via via deumanizzate, avvicinate alla categoria della bestia, bestializzate. Donne, soggettività irrazionali, distintive, persone non eterosessuali che hanno una sessualità promiscua, istintiva, che è problematica perché chissà che cazzo quale motivo l'hanno deciso loro per controllo, persone razzializzate che vengono bestializzate, che sono state esposte per decenni all'interno degli human zoo che tutt'oggi esistono nell'industria del turismo, perché se andate in Thailandia potete pagare per vedere delle soggettività che in realtà sarebbero rifugiate politiche, a cui sono stati sottratti e tenuti in ostaggio documenti che vanno sotto il nome di donne giraffa, che sono donne Kayan, che indossano questi collari tipici per cui sono diventate famose, che sono degli oggetti culturali che hanno un valore. Loro sono prigioniere di uno Stato che essenzialmente le usa per il turismo, per le persone vogliono andarsi a fare la foto con la donna giraffa. E via dicendo, non c'è fine, pensate alle persone disabilizzate, a quanto siano infantilizzate, a quanto siano considerate incapaci di decidere per se stesse, a quanto ci sia sempre questo bisogno del padrone sovraordinante per ogni soggettività marginalizzata. Questa è un'estrazione semantica che arriva dallo stesso principio del consumo, perché cosa c'è di più potente che mangiare un altro corpo? Cosa c'è di più potente del consumare un'altra vita e del decidere quando questa vita deve nascere, come deve vivere e quando deve morire? Vogliamo un mondo diverso? Lo possiamo fare, perché possiamo farlo tutto. Basta diventare persone trans, femministe, intersezionali e non fermarci da dove dobbiamo difendere il nostro privilegio. Innanzitutto grazie per tutte le cose che ci hai detto e tutte le informazioni e per averci invogliato a leggere il tuo libro. Io e Martina l'abbiamo già studiato praticamente in diversi appuntamenti per approfondire e capire un pochino quali, tra tutte le tematiche che Martina ha trattato, quali erano quelle che secondo noi potevano essere condivise, oggetto di discussione con tutti. Scusami che non ti vedo perché qua c'è il sole che mi brilla negli occhi. Però mi piacerebbe anche concludere con una riflessione, no? Perché molto spesso anche tra noi del GD ci chiediamo e cerchiamo di dare quella che è una definizione di femminismo. Femminismo inteso nella sua versione più ampia, nella sua accezione più ampia, che è quella del transfemminismo. Lo semplifico così. Femminismo e intersezionalità. E ogni volta che cerco una definizione, quindi andiamo su Google, cerchiamo testi femministi, transfemministi, per trovare una definizione, io comincio a sorridere. Sorrido perché... Perché le definizioni dotte, belle, lunghe, ce ne sono tante, ma ogni volta si colgono delle sfumature differenti di femminismo e transfemminismo. Si colgono perché alla fine il femminismo non è uno, è nato come quel movimento nel 1700 che serviva a dare i diritti, a cercare di dare i diritti primari alla base di qualunque democrazia alle donne, c'è il diritto di voto, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, banalmente,
ma poi è evoluto, è cambiato perché si è difeso, è dovuto mutare, perché come si fa con tutto ciò che è stato fatto dalle donne, era cancellato dai libri di storia, il femminismo non poteva più essere cancellato, doveva scavare, scavare come una gocciolina, scavare la roccia, no? Permeare, permeare nelle coscienze, quindi è diventato una pratica. È diventato qualcosa di bellissimo, qualcosa che possiamo agire tutti i giorni nel nostro piccolo. È diventato qualcosa che possiamo attuare tutti i giorni, in base consumando in maniera più sostenibile, spostandoci in maniera più sostenibile, imparando a parlare e a conversare con le altre persone senza prevaricarle oppure sovrapporre la nostra voce a quella degli altri. Certi testi, certi fumetti a un certo punto ci suonano strani perché diciamo ma non è esattamente così, e quindi nasce il bisogno di mischiarci alle altre persone, di contaminarci, di osservarci e, come dicevi tu, di applicare la sorellanza, no? Quindi di curarci, la cura, non una cura materna che va a sostituirsi all'altro, ma una cura che accompagna l'altro. Quindi speriamo che oggi un pizzichino di consapevolezza ve l'abbiamo data, e mi piace chiudere con una frase che ho sentito per la prima volta quando sono andata ad una grande riunione della Rete Donne Transfemminista. Il transfemminismo è un fiore che rompe l'asfalto, perché tu sei lì in mezzo ad una strada tutta grigia, non te l'aspetti, e ti compare questo cosino piccolino, tutto colorato e profumato, e ti fa sorridere, perché è inevitabile sorridere davanti ad un fiore profumato in una distesa grigia, e quindi l'unica cosa che puoi fare è sperare che ne crescano tanti, e speriamo che sia così. Grazie.